Per caso, vi siete fatti male in una di queste prime domeniche di sole primaverile? No? Beh, allora meno male, perché oggi parliamo di storie brutte che non avrebbero dovuto verificarsi. Perciò ben trovati su WatchMojo Italia, dove oggi sveleremo la nostra top 10 stunt dei film finiti orribilmente nel peggiore dei modi. Non è che sempre debba aversi lasciato le penne qualcuno, eh? Non sono sadica, come qualcun altro su questo canale, però non parleremo di certo di storie belle. Per niente. Avvisandovi che escluderò a priori eventi come quello accaduto su set del Corvo o, per un caso più recente, la bruttissima vicenda di Alec Baldwin e del film Rust, visto che lì non si parlava di stunt in senso stretto, ma solo di incidenti generici, direi di cominciare questa lista con la numero 10, l'incidente in moto di Deadpool 2. Joy Harris era una motociclista professionista reinventatasi stuntwoman che trovò un ingaggio da parte di Fox per la realizzazione di Deadpool 2, in particolare come double di Zazie Beetz, che nel film interpreta la mercenaria Domino. Purtroppo il suo lavoro sul set non partì per il meglio e finì proprio nella maniera peggiore. Essendo stati infatti bypassati alcuni basilari protocolli per la sicurezza sul set, fu poi acclamato che al momento dell'incidente che la coinvolse, il 14 agosto 2017, la motociclista non fosse provvista di casco integrale. In quel momento Harris era impegnata nelle riprese di un inseguimento in moto sulle strade di Vancouver, in Canada, quando perse il controllo schiantandosi contro un palazzo a bordo strada, incidente dal quale non ebbe speranze di scamparla. Una successiva inchiesta confermò comunque che la donna non aveva colpa alcuna e che l'evento avvenne per un insieme di negligenze produttive sulle violazioni delle norme di sicurezza. We're heartbroken, shocked and devastated, but recognize nothing can come close to the grief and inexplicable pain her family and loved ones must feel in this moment. Alla numero 9, ci vuole un impiccagione in Ritorno al Futuro 3. Ehi, McFly, ti avevo detto di non venire mai. E forse in questo specifico caso Buford Tannen avrebbe avuto ragione. Nel terzo e ultimo film della saga di Zemeckis, Marty torna indietro nel tempo per salvare il suo amico Doc intrappolato nel vecchio West, ma appena arrivato finisce nelle mire dell'antenato del suo rivale Biff, un pistolero rognoso e con qualche rotella fuori posto. Durante la produzione, alcuni degli attori come Jay Fox e Thomas F. Wilson, decisero di interpretare da soli i propri stunt. E con quali risultati? Col risultato che nella scena dell'impiccagione, Marty venne quasi impiccato davvero e arrivò quasi a perdere conoscenza, prima che, come da copione, il cappio venisse sparato via dal fucile di Doc. Nella sua biografia Lucky Man, fu lo stesso Michael J. Fox a raccontare questa storia, sostenendo che effettivamente perse conoscenza e rimase appeso per alcuni secondi, prima che venisse salvato fortunatamente, senza alcuna conseguenza più grave di un grosso spavento e di un signor aneddoto. Marty, you're gonna have to do something about those clothes. You walk around town dressed like that, you're liable to get shot. Alla numero 8, il trucco della vasca e Now You See Me. Cosa hanno in comune Michael J. Fox e Isla Fisher? Il fatto che entrambi abbiano rischiato una specie di morte per soffocamento mentre nessuno intorno se ne accorgeva. L'attrice stava girando una delle scene clou del thriller sul mondo degli illusionisti, in cui replicava un numero similudini da cui, rinchiusa in una vasca piena d'acqua, avrebbe dovuto liberarsi. Ma come la Fisher raccontò poi a Chelsea Lately, di fatto la performance non andò come avrebbe dovuto e lei rimase davvero rinchiusa nella vasca mentre era legata senza poter davvero respirare. Rimasta in apnea per circa 3 minuti, e questo poté farlo perché era stata allenata ad una simile resistenza proprio per girare la scena, la gente continuò a credere che stesse recitando e rimase a guardarla, almeno finché uno stuntman non realizzò che cosa stesse accadendo e premette il tasto d'emergenza per lo svuotamento automatico della tanica di vetro. Isla si salvò, fortunatamente, e metà dei presenti in scena ci rimase davvero male perché, no, non stava recitando. Alla numero 7, uno schianto quasi fatale in La corsa più pazza d'America. Basato su una vera corsa pseudo-illegale molto famosa negli anni 70, il film è una specie di commedia con un grosso cast e un sacco di automobili che, ovviamente, andavano guidate, quantomeno nei momenti più adrenalinici, da schiere di stuntmen e piloti professionisti. Sfortunatamente, non tutti questi stunt finirono bene. Heidi von Belz fu scritturata nel film da
dal suo stesso fidanzato, il coordinatore delle acrobazie Bobby Bass, e fu posta in auto, un Aston Martin, assieme al pilota Jimmy Nickerson. Ma la scena in cui l'auto avrebbe dovuto passare in mezzo ad altri due veicoli che giungevano nel senso opposto non andò come previsto. Nickerson sbagliò la manovra e fece un frontale contro una delle auto, e la von Belz si ruppe il collo, rimanendo tetraplegica per il resto della sua vita. Bass e la stuntwoman in seguito si lasciarono, ma la donna fu risarcita per circa 3 milioni di dollari di danni. Heidi von Belz è morta nel 2015 dopo 34 anni senza potersi più muovere. Alla numero 6, lo stuntman rimasto paralizzato in Harry Potter e i doni della morte parte 1. Head for the Burrows. We'll rendezvous there. On the count of 3. Hold tight, Harry. Pur con un mare di coreografie e scene non proprio easy da girare, la produzione di Harry Potter non vide mai alcun vero problema fino al penultimo installment del suo franchise, nel 2010, quando andò malissimo uno stunt che coinvolse il double di Daniel Radcliffe, David Holmes, sua controfigura dal primissimo film della saga. Holmes stava esercitandosi proprio per una coreografia esplosiva presso gli studios Warner Bros. Leavesden, uno dei maggiori plessi produttivi per film ad alto budget di tutto il Regno Unito, quando uno scoppio lo scaraventò a terra molto violentemente, lasciandolo immediatamente paralizzato. Holmes disse di essersi subito reso conto che qualcosa non andasse e disse subito a chi lo soccorse di non sentire più le gambe, cosa che non è mai un buon segno in questi casi. Lo stuntman si è ovviamente ritirato dopo l'incidente ed ora però conduce felicemente un podcast a tema chiamato Canning Stunts, in cui si occupa di intervistare i suoi ex colleghi e in generale addetti ai lavori del settore. Alla numero 5, l'incidente col cavallo in Arriva un cavaliere libero e selvaggio. E incidente non rende del tutto l'idea di ciò che accadde, perciò seguitemi per un'altra storia di disastro. Uscito nel 1978, il film è un drama western con un cast incredibile che comprende Jane Fonda, James Caan e Jason Robards, quest'ultimo nei panni di J.W. Ewing, che in una scena del film doveva rimanere incastrato nelle staffe di un cavallo e venir trascinato via dall'animale. La scena fu interpretata da Jim Shepard, che purtroppo morì proprio nel tentativo. Infatti il cavallo uscì dal sentiero previsto nella coreografia e Shepard sbatté violentemente la testa contro uno steccato, fu portato in ospedale via elicottero ma non sopravvisse al trauma. E alla fine praticamente tutte le riprese di questo stunt fatale sono finite nel montaggio finale del film, sebbene la camera tagli l'inquadratura proprio un secondo prima dell'impatto. Alla numero 4, il passaggio sotto al ponte in Triple X. I've risked my life for a lot of stupid reasons. This is the first one that makes sense to me. This is not one of your stunts. Nato anche questo film in quel periodo in cui tutto doveva essere rischio, adrenalina e velocità, il film con Vin Diesel e Asia Argento era una specie di versione base jumping di James Bond, ovviamente con una dose di tamarrate più che considerevoli, e una di queste tamarrate però finì, potete già immaginarlo, molto ma molto male. L'allora giovane Vin Diesel era già robustissimo e questo gli permise di realizzare da solo molte delle acrobazie, ma non una delle principali, presente nel climax adrenalinico del film, in cui Xander Cage fa parasailing sotto un ponte di Praga, che fu invece realizzata dallo stuntman Harry O'Connor. Il primo take andò benissimo e senza problemi, ma il secondo Chuck, invece, lo vide schiantarsi contro uno dei piloni del ponte, causandogli delle ferite che purtroppo gli risultarono fatali. Il film fu dedicato alla sua memoria e la scena che vedete ancora oggi è effettivamente il primo Chuck da lui realizzato, quello ovviamente andato a buon fine. Alla numero 3, la caduta da 13 metri in Vampiro a Brooklyn. I've been having these really strange feelings. Strange feelings in Taunton? Yes, and I just felt that I needed to talk to someone that I could trust. Oh, yeah, then you come to the right place, come on. Commedia horror con Eddie Murphy, diretta da Wes Craven e oggi consolidata cult, il film non ha effettivamente la stessa dose di adrenalina di cui abbiamo parlato fino ad ora, ma c'è una scena in particolare che finì malissimo. La stunt performer Sonia Davis recitava come controfigura della coprotagonista di Eddie Murphy, ovvero Angela Bassett, e la scena la vedeva impegnata in una caduta da un'altezza di circa 13 metri, che avrebbe dovuto
da copione, terminare con la caduta su un gigantesco airbag. Però purtroppo la Davis cadde male e rimbalzò dal gigacuscino direttamente contro il suolo nudo di cemento. Trasportata subito in ospedale, la Davis morì dopo 2 settimane per le gravi ferite riportate nella caduta. La famiglia della donna, che voglio specificare per una tragica coincidenza, era quel giorno presente sul set e vide quindi tutto quanto dal vivo, fece poi causa alla produzione ottenendo 10 milioni di dollari di risarcimento, praticamente la metà del guadagno totale del film. Alla numero 2, moto versus cinepresa in Resident Evil, l'ultimo della saga con Mila Jovovich, ovvero il final chapter, che lo fu fortunatamente. Conclusione della saga action di Paul W.S. Anderson, cominciata anche abbastanza benino, ma finita veramente, veramente a schifo, anche per quello che accadde sul set di quest'ultima porcheria e che coinvolse, purtroppo, la stunt Olivia Jackson, ovvero niente meno che la controfigura della protagonista Alice. La Jackson avrebbe dovuto correre in moto a tutta velocità in direzione di una videocamera, con l'attrezzatura che avrebbe dovuto spostarsi giusto in tempo per permettere il suo passaggio liscio e senza problemi. Solo che non andò liscio. E la Jackson si schiantò proprio contro la postazione di ripresa, accusò ferite devastanti e permanenti, tanto che le dovettero, ahimè, amputare il braccio sinistro. Costretta a cambiare mestiere, fece ovviamente causa alla produzione, ma non so come sia andata a finire. Se voi lo sapete, fatemelo sapere nei commenti. I'd love to make everybody aware of these situations like this, so that they can take better care of themselves again, so that it doesn't happen again. E se non volete, non so, no, non posso augurarvi nulla di male in delle circostanze del genere. Le minacce torneranno nel prossimo video. Oggi cliccate la campanella e basta. Sia di questo che del nostro secondo canale. Ed ora, ahimè, ma mi tocca dirlo, alla numero 1, la corsa sotto l'elicottero in Ai confini della realtà. Mr. William Connor, whose own blind hatred is about to catapult him into the darkest corner of the Twilight Zone. Ovvero lo stesso infausto evento di cui vi ho parlato anche in quest'altra lista che vi mollo qui a destra, ma che, vista la risma di oggi, mi tocca raccontarvi di nuovo. Probabilmente il più famoso incidente in una produzione cinematografica, quello che accadde sul set del film tratto dalla serie Twilight Zone, è oggi un monito di come non si debba lavorare su un set. Nell'ultima scena dell'ultimo spezzone del film a episodi, l'attore Vic Morrow, padre dell'attrice Jennifer Jason Leigh, avrebbe dovuto correre assieme a 2 bambini vietnamiti mentre erano inseguiti da un vero elicottero in una replica della guerra del Vietnam con esplosioni varie sullo sfondo. Ma una di queste esplosioni causò una perdita di quota e l'elicottero precipitò direttamente addosso a Morro e ai 2 piccoli, uccidendoli praticamente in quello stesso istante. Tutta la produzione fu inquisita dalla giustizia, ma furono tutti prosciolti. Nel film si scelse di cancellare l'ultima parte del segmento con protagonista Morrow e la pellicola fu comunque distribuita, senza quindi nulla che rimandasse a quell'evento sciagurato, ma il caso mediatico che ne seguì fu determinante nella revisione di molte regole di sicurezza e altre norme lavorative proprio in campo di produzioni cinematografiche. Allora, piaciuta? Si fa per dire, ovviamente, la nostra lista? Fatemelo sapere nei commenti!